Buongiorno, siamo con la professoressa Daniela Lucangeli, ordinario di psicologia dell'educazione e dello sviluppo presso l'Università di Padova, di cui è anche prorettrice, e presidente della sezione sviluppo dell'Accademia Mondiale di Scienze e Learning Disability Yard, oltre ad altri tanti titoli accademici. Benvenuta, professoressa. Grazie, buongiorno a voi. Professoressa Lucangeli, se dico sbagliare umano oppure sbagliando si impara, faccio delle affermazioni corrette? Sì, proprio sì. Sono le affermazioni più corrette che possiamo fare. Cioè, c'è una lunghissima discussione sull'errore, come vero e proprio errare, cioè muoversi verso, no? La radice etimologica della parola errore indica proprio muoversi verso. Quindi, il cervello non può non sbagliare. Questo è un assunto che è diventato oramai quasi una sorta di slogan, no? Che possiamo leggere ovunque, però sarebbe importante riuscire a capire quanto sono importanti gli errori, perché sono i più grandi correttori del futuro, cioè l'errore consente di direzionare il futuro. E in questo senso, per tutto quello che è l'esperienza della scuola, riconoscere l'importanza dell'errore diventa fondamentale. Allora, l'errore nella maggior parte dei casi è visto come un qualcosa di negativo, soprattutto in ambito scolastico. Nel suo libro 5 lezioni leggere sulle emozioni di apprendere, lei afferma che sull'errore commettiamo principalmente due errori, Due errori. due bias: la ricerca del responsabile dell'errore oppure la ricerca di una patologia legata all'errore. Ci spiega in cosa consistono questi due bias? Sì, questa è stata una delle affermazioni più in qualche modo esplicite che io ho fatto qualche tempo fa, perché era necessario darci uno scossone, no? Ci sono due errori sull'errore. Io li ho chiamati bias perché bias è il termine tecnico con cui si indica quando c'è una confusione cognitiva. Quindi si crede di fare una cosa corretta e invece si fa un'altra cosa rispetto a quella ritenuta. Quindi non si tratta di un errore, ma proprio di un'interpretazione non corrispondente. E questo per gli errori è esplicitabile in queste due situazioni che abbiamo vissuto tutti negli ultimi anni, cioè qualche tempo fa, soprattutto intorno agli anni 80-90, in Italia c'era tantissima letteratura e riflessione pedagogica sull'errore come se ci fosse in qualche modo la ricerca di un colpevole dell'errore, no? Ecco, e questo ha portato a tutta una serie di tensioni verso la famiglia, verso la scuola, di chi è la colpa? È del bambino, è della famiglia, è dell'insegnante. Questo principio della colpa è un principio morale dell'errore, come se ci fosse qualche cosa che in qualche modo noi giudichiamo, ecco, la parola esatta è giudichiamo, ci implica un processo di giudizio, no? E in questo processo di giudizio ci viene subito da dire: ma chi è il colpevole? Ecco, è colpevole il bambino che non ha studiato, è colpevole la mamma, il papà che non hanno fatto attenzione al bambino, è colpevole l'insegnante, è colpevole la didattica a distanza, è colpevole. Qual è la colpa per cui un errore c'è? Da questo bias siamo passati al bias che io dico come in un'altalena, no? Il suo antagonista, cioè dall'idea di colpa all'idea di patologia. Perché? Perché c'è stata una forte ribellione, soprattutto di coloro che si occupano di scienze cognitive, che hanno fatto riflettere sul fatto che non aveva senso interpretare gli errori come se ci fosse una colpa, ma che bisognava capire e misurare che caratteristiche avesse l'errore, in particolare sia come, diciamo, qualità, e quindi si chiama correttezza, no? Il principio della prestazione che non ha errori, oppure anche della rapidità, cioè una prestazione che viene data in un tempo corretto. Quindi questo che cosa ha portato a pensare? Che quando ci sono degli errori che non rientrano in un certo senso nelle caratteristiche accettabili, l'errore sia sintomo di patologia.
Da questa idea, che è un'idea legata alla letteratura sui disturbi dell'apprendimento prevalentemente, quindi dislessia, discalculia, disgrafia, eccetera, si è passati ad una, io come potrei dire, generalizzazione, per cui gli errori sono stati interpretati da troppi adulti come se fossero sintomi, Fabio, sintomi, sintomi di un disturbo, sintomi di qualcosa che non va. Invece il criterio che veniva dato dalle discipline, dalle scienze che si occupano di disturbi dell'apprendimento non era questo, era misura l'errore perché così capisci quando c'è una soglia di richiesta d'aiuto necessaria, richiesta d'aiuto, e sarà l'analisi qualitativa dell'errore che ti dice come aiutarlo, e questo è il cardine delle soluzioni. L'analisi qualitativa implica che l'adulto sappia, insegnante o specialista che sia, o genitore che sia, sappia capire perché quell'errore è avvenuto. Se lo sa capire, sa come indicare la direzione per uscirne, come dire, prof, ho sbagliato strada, sì, perché hai preso la prima a sinistra, invece dovevi alla rotatoria andare dritto davanti a te. Cioè io posso indicarti come andare se ho capito qual è la direzione che hai preso. Ma se io invece dico, no, è colpa tua che non mi hai ascoltato, sono nella situazione in cui rientro nel primo bias, ti do la colpa. Se io dico, ecco, è perché tu non ti orienti, io identifico una patologia. Non è quello il compito della scuola, il compito della scuola è che ci sia stata una manchevolezza o che ci sia una vulnerabilità. Il compito del magister è di chi ti dice non ti preoccupare, ti vengo a prendere e capiamo come si esce da di là. Quindi questo è quello che in termini tecnici si chiama l'analisi qualitativa dell'errore. E qui mi fermo, Fabio, ma di qui c'è tutta la ricerca che abbiamo fatto, dagli errori intelligenti nei numeri, nel calcolo, nelle soluzioni dei problemi, nella comprensione di un testo scritto, nelle strategie di studio. E c'è una grandissima, proprio un grandissimo fermento di docenti che ci stanno aiutando a fare luce su questo, cioè l'intelligenza dell'errore, l'errore che ti indica e tu che strada devi fare adesso per uscire dal labirinto dove sei entrato. Ovviamente, dico che concludo e poi vado avanti, ovviamente prima intervengo, meno gli errori si stabilizzano in memoria. Ecco, giusto una parentesi, visto che abbiamo accennato un attimo gli errori intelligenti, analizziamo un problema insieme. La maestra chiede: su un albero ci sono 10 uccellini, il cacciatore spara a 3 uccellini, quanti ne rimangono? Il bambino dice: nessuno, perché sono scappati gli altri. E Certo, questo è un errore intelligente, perché anziché fare, lo spiega? A volo. ma proprio un errore intelligente, perché? Perché noi interpretiamo il problema come una storia a cui applicare algoritmi di calcolo, mentre la comprensione che ne ha il bambino è una comprensione che in questo caso indica che c'è stato un atto intelligente, se tu spari gli altri se ne vanno. Non devo fare un'inferenza, no? Ti faccio un esempio talmente tanto. Allora, una sera feci una conferenza in uno di quei club, sai, che aiutano anche a raccogliere dei finanziamenti per le ricerche, per i giovani, eccetera. E mi invitarono a fare questa conferenza soprattutto sugli errori nella soluzione di problemi matematici. E mi fecero vedere che errori avevano fatto ad un concorso delle, diciamo così, candidature che dovevano entrare poi in forze dello Stato importanti. In questo concorso c'era un problema con un triangolo rettangolo, adesso dirlo a parole non viene bene, e c'era per un cateto il valore di quanto misurava quel cateto, metti 4, l'altro cateto quanto misurava, metti 5, e poi c'era l'ipotenusa con la x. E il problema chiedeva trovare la x. La risposta di uno dei candidati che fu portato quella sera come esempio di un errore, no, per com'è possibile farlo, fu che il candidato cerchiò quella X e dice eccola. Ma io spiegai che si trattava di un errore intelligente, cioè di un errore che era stato risolto per via verbale, quindi trova la X, eccola.
invece che per via aritmetica. Quindi un insegnante che sa come questi processi sono comunque necessari, come lo può modificare questo errare e quindi dare l'indicazione? Spiegando che nei problemi aritmetici non possiamo restare nel corridoio del ragionamento facendo un riassunto della storia di cui il problema ci parla, in questo caso trovo la x, bensì dobbiamo trovare la domanda che trova la relazione corretta tra i dati. Riassunto, se non si sanno i processi con cui noi apprendiamo, difficilmente chi insegna riesce a trasformare l'errare in un percorso che riprende la strada giusta. E di qui tutta la mia raccomandazione: studiare i processi con cui noi apprendiamo ci rende competenti per davvero e ci consente di non andare al buio. Ad accendere la luce sono gli errori, perché ci indicano dove c'è bisogno di noi. È come se fossero, capito, dei segnali che dicono: vieni qui, maestra, aiutami qui. Professoressa Lucangeli, a scuola i ragazzi hanno paura di sbagliare, soprattutto durante le verifiche. Spesso capita che nel riportare in classe una verifica, l'attenzione si focalizzi sul voto senza entrare nel merito degli errori, commessi al singolo alunno. Se ad esempio due alunni prendono lo stesso voto, non è detto che abbiano commesso gli stessi errori. A questo punto le chiedo quanto è importante per ogni studente comprendere, gli sbagli commessi. Guarda, allora qui ci sono tanti bias, Fabio, se ci dobbiamo dire. Il processo di controllo dell'apprendimento dovrebbe essere un processo metacognitivo e sociale. Metacognitivo vuol dire che monitora se quello che abbiamo fatto insieme è diventato tuo bene abbastanza per consentirci di fare i passi successivi. Questo dovrebbe essere la verifica o valutazione. Cioè la valutazione nell'idea di Anne Brown, che è la ricercatrice che l'ha imposta al mondo attraverso il modello metacognitivo negli anni 70, era che il processo di valutazione rientrasse nel processo di consapevolezza di cosa modificare al meglio per il passaggio successivo. Quest'idea è diventata, come posso dire, mista, commistionata all'idea di giudizio. Cioè all'idea che indicarti cosa hai sbagliato implichi una valutazione non di percorso, bensì di risultato. Quindi il percorso ti dice: no, questo non va bene, dobbiamo girare strada e quindi cambiare strategia, riprendere una serie di apprendimenti in mano. Invece la valutazione conclusiva di risultato indica: questo vale 4 su 10, questo vale 2 su 10, questo vale non adeguato. Cioè gli abbiamo attribuito un'interpretazione che è un'interpretazione giudicativa, giudicante, non saprei neanche dire l'aggettivo giusto. Un conto è poi l'aggettivo giusto, giusto, un conto è giudizio. Giudizio implica un'interpretazione. Riassunto, questo fa sì che chiunque di noi, tu compreso, io compresa, se ogni volta che facciamo qualcosa e nella mattina ne facciamo almeno n cose in cui apprendiamo, veniamo sottoposti a controllo valutativo di questo tipo, e siamo sempre in alert perché siamo sempre con la preoccupazione che il tuo giudizio metta in crisi il mio percorso. Perché se è un giudizio che non mi dice come migliorare, ma mi indica soltanto il risultato non è adeguato, io continuo a restare qui che vagolo nel mio apprendimento e non so dove devo andare, non so come modificare. Quindi gli alert emotivi cominciano a diventare tracciati che riempiono di condizioni stressanti il mio rimettermi in gioco. Il rischio qual è? Che io non mi rimetta più in gioco e che l'errore diventi un motivo di paura invece che un'accezione della luce, un motivo di paura che mi separa da chi mi deve aiutare, invece che un'accensione di interruttore che ti chiama in aiuto e tu mi soccorri o mi indichi come aiutarmi. Quindi dobbiamo riflettere
perché nessuno degli insegnanti, nessuno degli adulti vuole questo. Ci siamo finiti dentro in una sorta di, come ti posso dire, andamento di modelli che ci hanno travolto e non ci siamo fermati a riflettere. Io l'ho detto più volte, non voglio una scuola semplice, una scuola che regali, ma voglio una scuola autentica. E nella scuola autentica io dico comandare battaglia navale all'errore. E determinare che io sono un tuo alleato contro l'errore e che io con te combatto quell'errore e che quell'errore lì sarà un tuo successo o ci indicherà come arrivare a oltre l'ostacolo. Ecco, questa è l'alleanza educativa. E se l'errore è vissuto così, anche l'errore più rosso diventa un motivo di sfida insieme. E non è possibile che tante volte mi capitava con i bimbi davanti di dirgli così, ma tu pensi che io sia diventata così brava e non sia capace di aiutarti a togliere questo errore? Eh no, allora cosa avrei studiato così tanto a fare? Abbi fiducia in me. Questo è l'adulto alleato, no? Abbi fiducia in me, sono io che ti do una mano a risolvere l'errore, non sono io che ti dico tu non vali niente. Capito? E deve essere chiaro io che insegnante voglio essere. Voglio essere colui che giudica e quindi esercita un potere di giudizio, o voglio essere un insegnante magister? Perché cambia tutto, capito? Cambia proprio il senso. Quindi l'insegnante alleato rispetto all'insegnante giudice, questo è il cambio di approccio che dovrebbe essere radicale. Sì. Ma dovrebbe proprio neanche, cioè è come dire, dovrebbe esserci il sole anche quando piove, devo essere sicura che il sole c'è, ci siamo, cioè è come dire, devo essere sicura che anche quando sbaglio, la mia maestra, il mio prof è qui perché io sbagli di meno, non perché io mi senta, come posso dire, non meritare la loro fiducia. Perché il problema fondamentale è che dopo si slaccia il sistema di significati. Tu non sei più significativo per me come chi mi aiuta, ma sei come chi mi giudica. E quindi io ti temo, non, ti temo, ma nel senso non luminoso della parola. Quindi tu non sei a mio favore, tu sei lì a verificare le mie fallacce, le mie cadute. E non è questo il compito, è se tu cadi non preoccuparti perché non sei da solo, sei in un sistema di alleanze con i tuoi compagni e con me. Quindi il nostro nemico non sei tu, è l'errore. Il nostro nemico è Ecco, sconfiggere l'errore, ma noi siamo tutti quanti alleati in questo. per capirci, l'errore alla fine sono connessioni neuronali e più le lasciamo rafforzare, più è difficile da correggere. È giusta un'affermazione? Non soltanto è giusta, è importantissima averla ricordata. Io faccio questo esempio, Fabio. Prima di cominciare a diventare tanto, diciamo così, esperta di errori matematici, io ero molto brava nel fare i calcoli, soprattutto i calcoli a mente, ma non sbagliavo che non sbagliavo. A forza di correggere errori, io ho cominciato ad avere memoria passiva di errori. E quindi a fare tanti errori. Non so se mi sono spiegata. Vedendo gli errori altrui si sono tracciati nelle mie memorie molti errori. Quindi adesso io ho sistemi di controllo che prima non dovevo adoperare perché io prima non avevo preoccupazione che nella mia memoria venisse fuori un errore. Riassunto. Una situazione didattica da conoscere è che quanto più noi facciamo fare esercizio senza avere tolto gli errori, soprattutto in compiti automatici come il calcolo scritto, come la scrittura da un punto di vista ortografico, quindi
E ripeto, quanto più noi facciamo fare esercizio senza aver tolto l'errore, tanto più rischiamo che quello rimanga in memoria, perché è come se ti dicessi: Fabio, vai a Bologna, ma continui a sbagliare strada, rivai a Bologna, ma continui a sbagliare strada, rivai a Bologna, ma continui a sbagliare strada. Metti in memoria gli errori che fai. Quindi uno dei principi che Atkinson e Shiffrin avevano spiegato negli anni 70, scienziati che si sono occupati della memoria nell'apprendimento prestazionale, è attenti perché si deve far ripetere l'esercizio, reiterare l'esercizio, solo dopo che si è modificato l'errore. Mai far fare esercizio prima che l'errore venga tolto. Che vorrebbe dire in termini didattici? Prima noi di fronte all'errore troviamo la strategia che lo elimina. Dopodiché facciamo esercizio, 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 esercizio finché stabilizziamo l'automatismo ben fatto, senza l'errore. Anche perché faccio un esempio su questo. Se io penso, parliamo del viso. Nell'informazione viso io metto occhi, naso, bocca, orecchie. Metti che ci metta un errore, ci metta un gomito. Io ho N informazioni corrette, occhi, naso, bocca, eccetera, ma un'informazione sbagliata. Ogni tanto quell'informazione sbagliata mi viene fuori, perché dal cassettino della memoria, viso, così se invece che essere il concetto di viso è il concetto di guerre puniche, o è il concetto di quadrato di un monomio, o è il concetto di moltiplicazione a due cifre, o è il concetto di divisione con la virgola, o è ci siamo, o è l'accento nella E quando ci va, quando non ci va, o le doppie, se io nella mia memoria ho messo delle informazioni confuse, quelle continuano a ritornare fuori. Allora, cosa ti dicono gli scienziati della cognizione? Prima mostra l'errore, mettilo in piena luce, combattilo, dagli le strategie e poi esercita, 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 togliendo il gomito dal viso, cioè togliendo l'informazione che altrimenti ti mette in errore. L'ultimo passaggio, l'ultimo, fammelo fare, sulla sottolineatura degli errori. Se io adesso ti chiedessi, Fabio, per piacere, tu quando leggi sottolinei quello che devi ricordare o quello che devi dimenticare? Devo ricordarmi. Perché? Perché c'è una strategia di memoria implicita nel nostro sistema cognitivo e in questa strategia di memoria implicita noi tutto quello che è evidenziato, implicita vuol dire non volontaria, che il cervello fa perché è una sua regola, diciamo, universale di funzionamento, e tutto quello che è sottolineato ha una traccia di memoria più forte. Quindi è paradossale, ma quando noi fin da piccoli segniamo gli errori senza innescare il processo di ricerca della soluzione dell'errore, rischiamo che questo venga tracciato in memoria. Allora una maestra un giorno mi disse: Ma prof, ma se io ci metto un puntino piccolo piccolo vicino, ora che ci mettiamo un puntino piccolo piccolo, o che ci mettiamo un cerchio grande grande. Quello che dobbiamo fare è un'alleanza con i nostri allievi che gli dice: quando vedi questo segno qui, fermati e cerchiamo l'errore che sta qui dentro, perché lo dobbiamo togliere. Cioè, l'importante, seguitemi bene, non è sottolineare, è che quel segno avvii un processo di ricerca dell'errore che toglie il gomito, nell'esempio che abbiamo fatto, dal viso, che toglie l'errore da quella procedura, che toglie l'errore da quella prestazione. Ma se non si innesca il processo di ricerca che combatte l'errore e aiuta l'allievo, noi abbiamo che si genera giudizio, cioè o colpa o patologia. Ecco, allora, ricapito un po' quello che ci siamo detti, perché anche nella prossima domanda avevo un po' sintetizzato questo aspetto qua. Quindi, per ridurre la possibilità di commettere degli errori, potremmo considerare due gli aspetti di particolare importanza. Uno è quello di utilizzare nell'insegnamento i rispettivi domini di competenza, mentre l'altro è l'importanza di esercitazioni che però vanno dosate in maniera adeguata. Se infatti l'esercizio ci permette di creare degli automatismi, portando le nostre azioni ad essere utilizzate mediante l'impiego della memoria implicita rispetto all'esplicita, e questo ci permette anche di ridurre un consumo di energia, dall'altra parte bisogna evitare un eccesso di carico che porta ad un surplus di lavoro con conseguenza stanchezza e scarsa efficacia. Quindi
quello che lei, citando in vari interventi, ha sempre detto l'ingozzamento informazionale, per semplificare, Fabio, giusto? le faccio un applauso, è un riassunto migliore di come potevo in qualche modo tentare di farlo io, perché è proprio fino a lì che dobbiamo arrivare. Se noi ingozziamo i circuiti, che sono proprio cellule viventi che si connettono costantemente, li ingozziamo di informazioni, alcune delle quali corrette, altre delle quali errate, e non diamo linee di orientamento, dentro i nostri circuiti c'è il caos. E la maggioranza dei bimbi con difficoltà nell'apprendere hanno questo caos. E questo caos cosa ti porta? Ti porta a due condizioni emozionali possibili. Una è la ribellione e butti tutto per aria, mandi tutto all'aria e non ti credo più. E l'altro è il blocco. Che faccio io qua dentro che non so dove andare? Quindi questo ci deve far rendere conto che non accade ai bambini, accade a noi, adulti. Se noi fossimo costantemente ingozzati, continuamente verificati, continuamente giudicati e continuamente in proprio... Quindi arriveremo ad un'obesità informazionale che non ci consente di digerire le informazioni, di nutrirci di informazioni, di essere desiderosi di sapere, di essere in confronto attivo e costruttivo, di essere nell'intelligere, nel flusso dell'intelligere. Quindi questo tuo riassunto mi consente di aprire a quest'altro aspetto, cioè se per la cognition abbiamo capito fino ad adesso, no, una serie di cose sugli errori, teniamo conto che la cognition è sempre warm, è sempre anche collegata al nostro sentire. E se noi ci sentiamo che invece di farci bene ci fa male, ecco che il rischio è: non ne posso più, io non lo voglio più questo nutrimento qui, tienitelo per te. E quindi ci ritroviamo che durante alcune fasi di scuola, come quelle delle scuole medie superiori, prima, come le medie e le superiori, quindi secondaria di primo grado e di secondo grado, noi abbiamo che da un lato tutte le competenze metacognitive ci potrebbero soccorrere e aiutare nella gestione degli errori e delle fatiche dell'apprendere, dall'altro sono... diciamo troppi anni di alert e quindi i ragazzi cominciano a mettere in dubbio il fine che la scuola, no, propone loro. In questo periodo mi stanno arrivando tantissime mail di ragazzi così, loro mi dicono questo, ma il tuo fine qual è? Ma insomma noi siamo pronti a seguirti, ma tu scuola sei pronta a guidarci davvero? E io vorrei questo, vorrei che la scuola dicesse: sì, sono pronto, ho capito, ho visto, mi è chiaro, ho visto il mio errore, ho visto il mio errore e quindi adesso so la direzione in cui devo investire. Ecco, professoressa, chiudiamo con un'ultima domanda, visto che lei ha citato un attimo la work cognition. Oggi sappiamo che le emozioni sono un alleato fondamentale in ambito educativo, e questo anche vale anche per gli errori. Spesso è associata all'emozione della paura. Lei porta come esempio un ragazzo che, una volta corretti gli errori, gli ha chiesto di aiutarla, che le facevano male, di togliere anche che le facevano male. Quindi, quando è importante apprendere con le emozioni positive? Guardi, questo addirittura, ecco, l'esempio che lei Fabio ricorda, è proprio l'esempio che ha fatto scuotere le mie fondamenta, io dico di scienziato cognitivo in quel momento, perché uno dei bambini a cui avevamo modificato il profilo di funzione, al punto da portare a ritirare alcune diagnosi di disturbo d'apprendimento, mi incontrò e mi disse: adesso che sei diventata brava a togliermi gli errori, sei diventata brava a togliermi gli errori, mi togli che mi fanno male. E io lì mi resi conto, ma siamo a pochi anni fa, sai Fabio, mi resi conto che non mi ero mai soffermata a riflettere su questo fatto. Che l'errore nella nostra memoria ha un'informazione in più determinante che ci duole.
E non sono solo gli errori del leggere, scrivere e far di conto, ma pensa agli errori della nostra vita, no? Tutti gli errori ci tracciano, come di no, quella persona lì mai più, non voglio neanche più incontrare, non voglio neanche più vedere. Cioè, è proprio come se il dolore avvertisse il nostro self di stare attento, perché ci nuoce quel tipo di informazione lì. Riassunto, se noi per N anni di scuola impariamo con questa sensazione di paura e di proprio non va bene per te, che ci danno le emozioni come l'ansia, l'angoscia, il timore, la vergogna, l'inadeguatezza, la demotivazione. Ci siamo, tutte queste emozioni qui. No, noi è come se avessimo tutto che si mine. Mine dentro il nostro sentire. Invece le emozioni positive cosa sono? Sono corrente neuroelettrica che ci dice cerca ancora. Quindi la curiosità, l'interesse, la soddisfazione, la condivisione, la fiducia, la sfida ottimale, tutte queste emozioni che sento pochissimo citare. Sono emozioni che nella nostra natura di specie sono state nutrite di generazione in generazione per portarci ad andare oltre i nostri ostacoli. Non sono mica cose superficiali, sono motori di cambiamento. Quindi, come si fa a non investire su noi stessi e sugli altri perché ci sia una pienezza? Un ingozzamento tutt'al più di queste emozioni invece che delle altre. Se dobbiamo proprio ingozzare, che sia di queste, che sia di curiosità, che sia di interesse, che sia di passione, che sia di soddisfazione, che sia di condivisione, che sia di fiducia, che sia di alleanza, che sia che tu mi aiuti, che sia che ti aiuto io, che sia di sfida, che si ci siamo. Va proprio ripensato, Fabio, questo sistema, va ripensato perché ripensandoci ci si accorge che noi non siamo diversi e che per noi stessi abbiamo bisogno delle stesse cose. Per i nostri figli ne abbiamo bisogno. Ho ricevuto, guarda, un messaggio l'altro ieri che mi diceva: quello che non avevo capito da professoressa l'ho capito da madre. Ecco, chiudo con una battuta perché la sua riflessione ha fatto riflettere un attimo, per far capire anche a chi ci ascolta di quanto è importante l'emozione, che è nella parte, più antica del nostro cervello e quindi si attiva anche prima della parte logica, cognitiva, quella che Panksepp chiama archeologia della mente, andando proprio a individuarla, è giusto? Proprio così. L'archeologia poi che cosa fa? L'archeologia riporta fuori, no, tutti i segni della civiltà. Quindi questa emozione è come se fossero tutto quello che è stato costruito delle civiltà dentro di noi, no? E questo bisogno dell'altro che ci guidi. Ce lo portiamo dentro, è questo anno e mezzo di esperienza di pandemia, ma se non ce l'ha insegnato, abbiamo bisogno dell'altro, non possiamo da soli, ma abbiamo bisogno di un altro che ha riflettuto e che non ripete lo stesso errore. E questo lo vorremmo noi adulti verso il nostro collega di lavoro, il nostro compagno di vita, i nostri amici, i nostri cari, i nostri figli, e perché non dovrebbero volerlo i nostri allievi da parte dei propri docenti? È il bisogno fondamentale. Mi ti affido, abbi cura di me. È questo, Un bambino si affida alla propria insegnante, al proprio insegnante. Abbi cura di me. Abbi attenzione a me. Grazie mille, professoressa, per essere stata con A noi. voi, Fabio, grazie, grazie. Alla prossima volta, perché ho capito che comunque chiacchierare di queste cose aiuta voi, ma aiuta tanto anche me. Grazie ancora. Ciao, arrivederci.